Ora parliamo di Roma repubblicana. Repubblicana. Il nome Repubblica deriva da res publica, che vuol dire cosa comune, bene pubblico. Quindi Roma è il bene pubblico, è per il bene pubblico, ok? Quindi è diretta ed è comandata dai cittadini che formano la comunità, ok? Anche l'Italia è una repubblica, per dire, no? Nella Repubblica Romana, però, diversamente dall'Italia moderna, le cose vanno un po' diversamente, ok? Cioè, i cittadini, è vero, hanno il diritto di votare per eleggere i magistrati, cioè che sono i funzionari che ricoprono le cariche pubbliche e avrebbero dovuto governarli, ma non tutti sono cittadini, prima cosa. A Roma, i magistrati, quindi i governanti più autorevoli, sono i due consoli a cui spettano gli stessi poteri che avevano i re una volta. Ricordatevi, due consoli. Quando c'era un pericolo molto grande, per esempio il rischio di assedio, il rischio di assalto nemico, viene nominato un dittatore unico che ha poteri straordinari, ma resta in carica per un periodo massimo di 6 mesi, dopodiché viene tolto. I consoli sono assistiti dal Senato, che è un'assemblea di anziani sostanzialmente, infatti Senex, da cui Senato vuol dire anziano, e il Senato si occupa dei più importanti affari dello Stato, ok? Quindi il Senato è centrale. Esistono anche delle assemblee popolari in realtà, come i comizi centuriati, i comizi tributi. Poi c'è una. I comizi centuriati, diciamo che sono le assemblee di cittadini soldati, cioè dell'esercito, e si riuniscono fuori dalle mura perché in città era vietato portare armi, cioè è vietato portare armi a Roma. Poi vedremo che questa cosa sarà centrale per Roma e per la storia di Roma. Nell'età repubblicana, i cittadini soldati, quindi i cosiddetti i soldati, ecco, erano divisi in 5 classi secondo il censo, cioè secondo quanti soldi avevano. Quindi la prima classe era la più ricca e l'ultima la più povera. Ogni classe doveva fornire all'esercito un certo numero di centurie, cioè gruppi di 100 soldati, centurie. Il Senato all'inizio della Repubblica è formato dai patres, come avevamo detto nella scorsa lezione, trovate il video della Roma monarchica sul canale. Il Senato quindi era formato dai patres, i padri familiari, i capi delle famiglie più ricche, delle gens. I loro discendenti sono i patrizi, pater, patres, patrizi, e sono la classe privilegiata e dominante. Tutti gli altri, cioè la massa della popolazione, gli artigiani, i commercianti, i contadini, facevano invece parte della classe inferiore dei plebei, che era esclusa dalla magistratura e non godeva di potere politico, ok? In età repubblicana, tra le due fazioni, tra patrizi e plebei, sorgono diversi contrasti e discordie che vanno avanti per ben 2 secoli, tra il V e il IV avanti Cristo. E più di una volta Roma sembra spaccarsi in due, perché i plebei minacciano a un certo punto di separarsi dal resto della popolazione e fondare un'altra città. Quindi Roma ha rischiato di diventare due città e di non diventare mai l'impero che è diventato. Per farvi degli esempi, a un certo punto i plebei si ritirano su un colle, per fare una Roma plebea. Questo succede, per esempio, quando c'è il ritiro sul Monte Sacro nel 494 o nel 471 sull'Aventino. Non so se vi richiama qualcosa questo Aventino, la separazione, il separarsi per fare un altro qualcosa. Ma i patrizi sapevano che senza i plebei sarebbe morta Roma, quindi scendono sempre a compromessi. I capi della plebe, dei plebei, sono i tribuni e quindi il primo compromesso è riconoscere, che questi magistrati, cioè che questi tribuni sono dei magistrati dello Stato, quindi rappresentanti dei plebei. Nel 450 i plebei ottengono delle pubblicazioni di leggi scritte, perché fino ad allora le leggi venivano trasmesse oralmente, quindi era facile che i magistrati patrizi le distorcessero per fare il vantaggio dei patrizi. Le leggi scritte quindi sono consultabili da tutti e garantiscono giustizia a tutti i cittadini. Le leggi erano state elaborate da 10 magistrati, de detti decemviri, e furono incise su 12 tavole di bronzo ed esposte nel foro, che come abbiamo detto è la parte più importante della città. Successivamente i plebei possono cominciare ad entrare nel Senato e nel 367 plebei e patrizi vengono parificati nell'accedere al consolato, ok?
Questo non significa che le differenze politiche tra i cittadini sono appianate, perché dopo l'ingresso dei plebei al consolato si forma una nuova classe di governo che è formata da un piccolo gruppo di famiglie ricche, sia patrizie che plebee, che prende il nome di nobilitas, cioè la nobiltà. Vi risuona qualcosa, nobiltà? Queste famiglie nobili, che sono circa una trentina, si dividono tutte le cariche pubbliche e continuano a dividersele. Le magistrature, i posti in senato, e riescono così per oltre 300 anni queste poche famiglie a dirigere la vita politica di Roma. Ok? Quindi, cosa succede nella fase, diciamo, repubblicana? Cose molto interessanti. Roma comincia ad espandersi. Già nella metà del IV secolo a.C. Roma aveva quasi conquistato tutto il Lazio e si avviava a diventare la maggior potenza terrestre dell'isola. Qu da quando è che parte lo slancio, l'espansione di Roma? Allora, parte appunto nel IV secolo, prima del IV secolo. Nel 387 a.C. viene stoppata da un'invasione di Galli. I Galli prendono in sorpresa, assaltano in sorpresa la città, la saccheggiano e impongono ai Romani di pagare un riscatto in oro. Ma arriva Furio Camillo che sostanzialmente ha un suo esercito, lo porta in città e riesce a scacciare i Galli. I Galli in realtà non volevano conquistare Roma, ma volevano il bottino, come al solito. Come sempre le incursioni di Galli e di popoli, diciamo, nordici, volevano solo un riscatto, un bottino, non avevano nessuna voglia di stare nel territorio nemico e basta, volevano arrivare e prendere. Dopo l'assalto dei Galli, Roma riprende a riconquistare territori. Comincia a espandersi sempre più verso sud e va in guerra con i Sanniti, che non so se vi ricordate, erano popoli confinanti dei Laziali, che vivevano nell'Appennino meridionale, e poi con le città della Magna Grecia, particolarmente con Taranto, che era la più ricca delle città della Magna Grecia, cioè delle colonie greche in Sud Italia. Le guerre con i Sanniti furono tre e vanno dal 343 al 290 a.C. Non sono guerre facili per i romani, vengono più volte umiliati e abbattuti i romani, addirittura c'è questo episodio delle forche caudine in Campania, dove l'esercito romano cade in un'imboscata e deve arrendersi e passare sotto queste forche. Nell'ultima fase della guerra, accanto ai Sanniti, scendono in campo sia i Galli che gli Etruschi, perché Roma sta diventando sempre più grande e hanno paura che Roma diventi troppo potente e conquisti anche loro. La battaglia decisiva a Sentino viene però vinta dai Romani. Quindi i Romani diventano sostanzialmente la potenza egemone del centro Italia, ok? Tra l'altro, i Romani avevano imparato dai nemici a usare nuove armi come il giavellotto da lancio e nuove tecniche di combattimento ed si erano così evoluti per poter affrontare l'esercito. Questa era una cosa particolare dei Romani, imparavano dal nemico. Quindi, le guerre contro Taranto. Una delle più importanti città greche, Taranto, preoccupata dall'avanzata dei Romani, chiede aiuto a Pirro, re dell'Epiro. L'Epiro è oggi più o meno Albania e Sud Albania. Pirro sbarca con un esercito ben addestrato che combatte con la tecnica della falange macedone e schiera in battaglia anche degli elefanti che erano sconosciuti ai romani. Pirro riporta alcune vittorie, ma il suo esercito perde un altissimo numero di eserciti di soldati. È per questo che si usa il termine vittoria di Pirro quando si riesce a fare qualcosa, ma si perde un sacco di materiali, di risorse per poter arrivare alla vittoria, ok? Quindi queste battaglie vinte in realtà somigliavano più a sconfitte che a vittorie, perché appunto avevano delle perdite enormi. Nel 275 a.C., battaglia finale Benevento, Pirro viene battuto, deve tornarsi in Epiro e pochi anni dopo Taranto si arrende, ok? Nel 270 a.C., insomma, tutta l'Italia centrale e meridionale, quindi anche la Magna Grecia, dall'Appennino tosco-emiliano fino alla Calabria, fino alla punta della Calabria, è sotto il dominio di Roma, ok? Mi raccomando, non il nord Italia. Quella che è il centro Italia più l'Italia meridionale. I territori sottomessi non vengono trattati tutti allo stesso modo. Le città conquistate nelle guerre sannitiche e tarantine diventano alleate, cioè riconoscono l'egemonia di Roma, il potere di Roma,
E si impegnano a fornire truppe in caso di guerra, ma restano autonome, cioè sono libere di governarsi da sole. La loro politica estera, però la relazione con gli altri stati, viene decisa da Roma. Gli alleati avevano diritto a, come si dice, a parte dell'ager publicus, cioè del terreno tolto ai nemici e distribuito ai soldati perché lo lavorassero, ok? Quindi il loro esercito faceva parte di quelli a cui veniva distribuito il terreno nelle altre vittorie. Per rafforzare le conquiste fatte e per trovare un posto ai cittadini poveri di Roma, Roma fonda varie colonie, soprattutto al sud Italia e al centro Italia anche un po', dove gruppi di famiglie si trasferiscono nei territori tolti al nemico, fondano una città e coltivano le terre che gli vengono assegnate, ok? Le colonie sorgevano in posizioni strategiche importanti per la guerra del commercio e spesso avevano un nome che poteva augurare buona fortuna, per esempio Florenzia, città dei fiori, che adesso è Firenze. Altre volte invece il nome deriva dal forum, cioè dalla parola che significa in latino mercato o piazza, per esempio la città di Forlì, Forum Livi. Mercato di Livio, Forum Livi, For Livi, For Lì, ok? Quindi, cosa interessante della Repubblica è questa. Non so, se avete domande scrivetemele pure qui sotto, se avete materie o argomenti particolari che volete trattare per scuola, scrivetemeli pure qua sotto, anche non per scuola, farmi domande così in generale. E magari parlare, far quattro chiacchiere su qualche argomento particolare. Per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao!